facciamo da 20 anni questo servizio. Da sempre. Da sempre. Con l'ultimo DPCM è stata prevista la chiusura in zona rossa, a differenza dei mesi precedenti. Estetiste, parrucchieri e dipendenti del comparto servizi alla persona si sentono discriminati e dicono basta alle chiusure. Slogan, cori e proteste nella manifestazione organizzata in piazza Plebiscito davanti alla prefettura di Napoli. Vogliamo lavorare, la miseria non la vogliamo, quindi l'artigiano sta in crisi, è un settore in ginocchio. Se noi non paghiamo più niente possiamo andare noi avanti con le nostre famiglie, perché siamo all'osso, non possiamo chiedere l'elemosina. Noi siamo chiusi e gli abusivi lavorano per le case e noi comunque paghiamo le tasse e abbiamo un negozio chiuso e dobbiamo pagare tutte le utenze. È di una gravità assoluta, facciamo la guerra dei poveri, ma soprattutto il mondo dell'artigianato lo stanno facendo sparire. E i numeri della crisi sono terribili, come ha denunciato il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. Rappresentiamo 16.000 imprese in Campania e un indotto di lavoro di circa 60.000 persone che stanno ferme e non hanno speranza di riaprire. 20.000 imprese hanno chiuso i loro battenti e hanno messo per strada oltre 60.000 lavoratori. Ne abbiamo altre 50.000 che hanno grande sofferenza, che se il governo non interviene immediatamente e gli dà contributi veri e li mette in condizione di riaprire le loro attività, queste 50.000 imprese chiuderanno e metteranno per strada altre 150.000 lavoratori.